Buon pomeriggio alla Maristia di Gavoi, stanno per affrontarsi il Talaro Gavoi e l'Ossese. Arrivano adesso gli ok. Fischia Succu, è iniziata Talaro Gavoi, poi Sportivo Ossese con il primo possesso degli ospiti con Janos, ultimo uomo Fancellu, vicino anche Madedu. Palla però che va proprio verso l'area per Janos, che riesce ad andare di testa, la blocca Fadda. Gueli può pensare al tiro, ma il controllo non è perfetto. E allora Pois, Ricci si fa anticipare, Madedu adesso, Madedu col sinistro, palla sul fondo, allontanata solo per un momento, ma può ancora attaccare il Talaro. Telusu non trovato né una né due volte, Castro allora adesso Vidili quella zona. Poi il tentativo con il destro, Kerchi. Lo scontro Mele riesce a farla andare verso Falchi, Mele corre in aria, Falchi prova direttamente il tiro ed è il vantaggio del Talaro. Forse un tiro, forse un passaggio in mezzo, quello che conta è che è cambiato il risultato, ha segnato Falchi, 1-0 Talaro. Foyce cerca la porta, Kerchi la tiene lì, non si fa ingannare dal rimbalzo della sfera. Mentre c'è un rosso. Rosso nella panchina del Talaro. Sembra essersi abbastanza ripreso. Mette anche il pallone in mezzo per Mele, che può controllare la sponda. Arriva Delusso! Che gol di Delusso! Ed è il raddoppio del Talaro, che non poteva iniziare meglio questo secondo tempo. Tutta la panchina ad abbracciarlo, sotto il pubblico. 2-0 e adesso diventa difficilissima per l'Ossese, che punta il centro. Giallo cerca il sinistro, tanta forza e palla non lontana dal palo alla sinistra di Fadda, con la messa ancora in mezzo riesce a metterci il piede destro Secchi. Tutta l'Ossese a difendere, arriva il cross, palla in mezzo per Mele, che ha toccato il pallone, è riuscito ad anticipare tutti, non ha trovato da pochissimi passi lo specchio della porta del tiro di forza. Invece va a Falchi, a giro, palla sul fondo, solo l'illusione del gol, ha poco spazio per scappare via, lo pressa Scanu. Ricci che adesso è a sinistra, buona visione per Foyce, 1-2 con Mele, Foyce 3-0. Che partita per il Talaro, ha colpito il doppio ex e forse è KO definitivo per l'Ossese. Può andare uno contro uno con Soro, Loggiano, ancora il cross per Viglia, che aveva fatto tutto bene, pallone velo centrale e allora Fada può bloccare. Stavolta fischio che c'è stato, c'è un rosso, rosso per Kerchi a questo punto. E adesso sì, arriva il triplice fischio al Maristai, è finita, è una grande vittoria del Talaro, notte fonda per l'Ossese, finita comunque nel rispetto.